Ugo Salerno, addì di Rina. Lei però ci deve dare un'anticipazione. Che cosa avviene l'estate prossima? Cioè, ovviamente Rina non ha bisogno di presentazioni, insomma, è leader, veramente una multinazionale incredibile, un leader nel settore della certificazione. Lei però mi deve dire, adesso qui esce fuori la giornalista che è in me, ci dia l'anticipazione di che cosa avviene l'estate prossima. Vabbè, intanto grazie a Guido per l'invito. Tutte le volte ho la possibilità di ascoltare delle cose veramente interessanti. Non lo ringrazio per questa imboscata, perché in effetti non mi stavo aspettando di parlare di multimedialità, eccetera. Non so se la colpa è di Guido o di altri, comunque. Non lo so ancora, lei si riferisce sicuramente ai cambiamenti nell'ambito dell'azienda, in particolare nella composizione azionaria, ma è possibile che per l'estate prossima noi avremo un nuovo partner che ci aiuterà nella nostra strategia, diciamo, di sviluppo, in particolare per quello che riguarda le acquisizioni, di cui un'ultima abbiamo fatto proprio negli Stati Uniti, e di nuovo ingegneria nel settore dei trasporti, nel settore delle infrastrutture, nel settore dell'energia. Mi permetta però di dire una piccola cosa, perché ho sentito una quantità di commenti interessantissimi e di, come posso dire, sollecitazioni. Ecco, sicuramente l'intermodalità è fondamentale per rendere più efficienti i trasporti. I trasporti oggi si trovano di fronte ad una sfida importantissima, che è quella della decarbonizzazione. Se questa sfida non viene gestita dal mondo politico, e non parlo del mondo politico italiano soltanto, ma parlo in particolare dall'Europa, se non viene gestita con la competenza che si deve, può portare dei danni enormi proprio in termini di impatto ambientale. Mi riferisco a decisioni prese, pensiamo a quella del 2035, fatte in maniera, come posso dire, senza tener conto di quella che è la regola che la stessa Commissione europea aveva dell'impatto sia economico sia di fattibilità di un'iniziativa. Allora, abbiamo tante tecnologie da sviluppare, abbiamo tante possibilità nel mondo dei trasporti, a cominciare da quello più difficile da gestire, che è quello marittimo, per seguire a quello ferroviario e a quello stradale. Credo che ci dovrebbe essere una grande attenzione nel non escludere nessun tipo di soluzione e di tecnologia, ma non innamorandosi di una specifica, perché se noi facciamo delle valutazioni come quelle che si sono fatte proprio relative al 2035, guardi, una delle valutazioni è stata fatta sull'impatto del mezzo, cioè quello che emette il mezzo, e non è stata fatta la valutazione complessiva. Allora io mi permetto di fare una piccola provocazione, ma neanche tanto piccola. Se parliamo per esempio dell'utilizzo di motori a combustione interna contro un motore elettrico, e parliamo di quello che succede oggi, noi oggi non siamo sicuramente in vantaggio con il motore elettrico, perché è alimentato da centrali alimentate da carbone, quindi è una cosa inaudita. Noi non emettiamo con l'automobile o col camion, ma emettiamo in maniera fortissima con chi dà l'energia. Allora pensiamo anche a tutto quello che è legato a biocarburanti, ma forse ancora di più ai combustibili sintetici, di cui avremo disponibilità, visto che c'è oggi nel mondo la possibilità di avere energia a costo quasi zero, per esempio nel Golfo Persico, e combinando l'anidride carbonica con l'idrogeno verde possiamo avere metano sintetico ed altro. Lei ci ha sollecitato sulla velocità, mi fermo qui, ma sicuramente, guardi, dobbiamo essere molto più attenti alle decisioni che si prendono, in particolare alla preparazione di chi è demandato a prendere queste decisioni, perché altrimenti facciamo dei guai enormi. Scusate, ma... Grazie.